Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi questa sarà la location perché mi dedico a me, c'è qui mia mamma, lei sta badando a Tommy e quindi io riesco a fare un po' di cose in vista della partenza, perché questo weekend partiamo, andiamo al mare, la prima vacanza con Tommy, sono curiosissima di vedere come sarà e non vedo l'ora, incrociando però le dita, speriamo di trovare bel tempo perché ancora non si è sistemato, c'è un giorno il sole e poi fa tipo 2 o 3 giorni di pioggia, comunque il tempo nuvoloso, non fa neanche tanto caldo, quindi incrociamo le dita nel bel tempo. A parte questo, appunto, oggi voglio sistemarmi un pochettino proprio in vista della vacanza che andremo a fare a breve. Tra l'altro, molto probabilmente voi vedrete questo video quando io sarò già al mare, sulla sdraio in spiaggia. Che bello, non vedo l'ora. Per prima cosa partiamo dalle sopracciglia. In uno degli ultimi video vi ho detto che avrei fatto qualcosa in viso, ho fatto il trucco semipermanente alle sopracciglia con la tecnica pelo a pelo. Questo è l'effetto, considerate che al momento sono nel massimo della loro schiaritura, perché quando si fanno all'inizio sono molto scure, poi vanno a schiarire, sembra quasi che sparisca tutto per poi riaffiorare il colore. Comunque il risultato mi piace molto, sono molto contenta di averle fatte, però bisogna prendersi cura. Lo faccio sempre tutte le mattine, questo dovrò farlo ancora per qualche giorno perché poi la cura a casa verrà completata. Utilizzo un dischetto leggermente bagnato in cotone per pulirle, poi con l'altro asciutto invece vado semplicemente ad asciugarle. Prima contropelo e poi le risistemo. Mi avete chiesto su Instagram in tante se fa male. Allora, male no, è un po' fastidioso, quello sì, un po' di fastidio ci sta, c'è. Era da tanto tempo che le volevo fare, da tanti anni, però poi per una scusa o l'altra non le avevo ancora fatte. Applico poi la protezione solare 50 per proteggerle e lo applico tra le 3 e le 4 volte al giorno. Adesso mi sposto in doccia perché mi dedico alle gambe. Sto facendo da qualche settimana un trattamento proprio specifico per gambe più leggere, più toniche, la pelle più levigata e per combattere anche un po' la cellulite e la buccia d'arancia. La costanza ripaga sempre e ogni giorno dedico una decina di minuti a questo. Normalmente lo faccio quando sono sotto la doccia, oggi invece lo faccio con un pochettino più di calma. Utilizzo alcuni dei nuovi prodotti della linea Marmorto di Bottega Verde, in particolare lo scrub, la crema in gel anticellulite e lo spray. Il primo passaggio è lo scrub, che è sicuramente ideale come primo step per preparare la pelle ai trattamenti successivi. Applico una noce di prodotto sulla pelle bagnata, vado a massaggiare fino ad ottenere un delicato effetto esfoliante e poi risciacquo con abbondante acqua. Questo primo passaggio aiuta ad eliminare le cellule morte per una pelle più tonica e levigata. Su una gamba vi faccio vedere l'applicazione della crema in gel ad effetto freddo. Bisogna applicare una generosa quantità di prodotto e massaggiare, io lo faccio con movimenti circolari, fino a completo assorbimento e mi concentro sulla coscia. Ginocchio, poi vabbè, porto un po' il prodotto anche sulla gamba, ma principalmente lo metto sulla coscia e sui glutei. Come vedete, migliora subito l'aspetto della pelle, lavora anche sulla buccia d'arancia. L'effetto freddo persiste per diverso tempo, ovviamente va utilizzata con costanza, 1 o 2 volte al giorno per circa un mesetto. L'alternativa al prodotto che ho appena applicato è questo, anche lui da utilizzare con costanza 2 volte al giorno per almeno un mese. Questa è sempre una crema, ma con un sistema massaggiante anticellulite. Infatti, grazie alle sfere metalliche che ci sono, si va a simulare un massaggio rassodante, quindi un massaggio anticellulite. All'interno ci sono i sali del Mar Morto che rendono la pelle più levigata e più tonica. Io alterno il sistema massaggiante con la crema. Questo è molto piacevole sulle gambe perché c'è proprio quella sorta di massaggio
quindi lo faccio sempre molto volentieri. Il movimento, che deve essere fatto un movimento circolare, partendo dal basso, premendo leggermente, quindi con una lieve pressione sulla coscia, e poi andando via via verso l'alto. In questo modo si va a simulare proprio un massaggio rassodante anticellulite. L'ultimo prodotto è lo spray, che è anche quello molto più veloce da utilizzare, che tra l'altro vi consiglio di portare sempre con voi. È ideale per quando vi sentite le gambe pesanti. Infatti questo va semplicemente vaporizzato sui piedi e sulle gambe. E avete subito una sensazione di freschezza, infatti è proprio ideale per gambe pesanti, affaticate, quando sentite le gambe pesanti. In un attimo dona appunto leggerezza e sollievo. Metto anche sull'altra gamba. All'interno c'è il mentolo e è proprio quello che dona quella sensazione di freschezza immediata alle gambe. Oltre a questi prodotti che ho utilizzato oggi insieme a voi, della linea Marmorto ci sono anche le bende monouso anticellulite, che sono queste, ve le ho mostrate in azione su Instagram, se non mi seguite vi aspetto, e sull'acquisto di due bende, sia online che in negozio, potete avere 5 euro di sconto sulla vostra spesa. Qui sotto vi lascio il link e anche il codice da inserire, appunto valido sia online che in store. Adesso invece passiamo ai capelli. Voglio fare un po' di onde, ho lavato i capelli ieri, quindi sono puliti, però vorrei dare un po' di movimento con le onde. Le onde in estate devo dire che mi piacciono molto. Accendiamo la piastra e intanto che si scalda, vediamo se vi siete accorte di una cosa. In realtà ve l'ho già spoilerata su Instagram, ma oltre alle sopracciglia ho fatto anche le extension alle ciglia per essere ordinata e non dovermi truccare poi la mattina, specialmente adesso che arriva l'estate, che ho sempre zero voglia di truccarmi. Infatti sono completamente struccata. Adesso faccio un leggero make-up, un make-up no make-up praticamente, metterò giusto un po' di BB cream, blush illuminante. Adesso una veloce passata di Sick Peel sulle gambe, perché mi sono accorta che delle zone non le ho fatte proprio benissimo l'altro giorno, quindi vi do una ripassata e poi sono pronta e posso tornare dal piccolino. Sono andata a recuperare il piccolino, ho finito tutta la mia beauty routine, ci tenevo a fare queste cose prima della partenza, ho fatto anche il semipermanente l'altro giorno ai piedi, mi piace avere il semipermanente, comunque lo smalto ai piedi durante l'estate, non riesco a vedermi senza. Sopracciglia e ciglia era una cosa a cui tenevo prima dell'estate, tenevo ad averle fatte e anche quelle sono fatte. Il trattamento alle gambe, bende e scrub, comunque i prodotti che avete visto di Bottega Verde, li sto tenendo fatti una volta al giorno al di fuori delle bende, perché ci tengo anche ad avere delle gambe, visto comunque vengono mostrate, delle gambe un po' più toniche, con la pelle più compatta. In estate, in inverno tendo a dimenticarmene, ma in estate ci tengo invece a prendermi cura anche di loro. E nulla, io spero che il video vi sia stato di compagnia. Vi faccio vedere come sta Tommy con gli occhialetti del sole, che non vedeva l'ora di metterli. Ecco qua, fatti vedere come sei bello. Voilà! Anch'io sono pronta per il mare, per la mia prima vacanza al mare, spero, quindi non ci resta che aspettare il giorno della partenza. Noi vi auguriamo una buona giornata, un bacione e a presto. Ciao! Ciao ciao! Ciao a tutti!